Allora, buongiorno, iniziamo ufficialmente la seduta. Chiedo, ci assiste la segretaria Marilena Manducci e qui chiedo la verifica del numero legale attraverso l'appello. Bertolino presente. Mattaliano presente. Finici presente. Bonino presente. Milisenda presente. Va bene, no, ma bastavano i consiglieri. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro Infatti, aperta non la seduta. Tra c'entriamo. poco ci collega la consigliera Lo Monaco. Sono con noi, appunto, si sono già presentate anche ufficialmente Anita Bolino, capo impianto dello Stadio delle Palme, Vito Schifani, la dottoressa Patrizia Milisenda, dirigente del settore sport, e il generale Parrinello in rappresentanza della FIDAL, la Federazione Nazionale. Devo dire che ci ritroviamo qua anche su una problema, no, anche soprattutto sulla problematica sollevata dal nostro vicepresidente, il consigliere Mattaliano, rispetto a una vicenda che riguarda appunto dei tesserati FIDAL attraverso delle associazioni che ad oggi, qualora l'associazione sia inadempiente rispetto alle quote associative verso l'impianto, o comunque nei confronti dell'amministrazione comunale, di fatto nega l'accesso a tutti gli associati, compresi ovviamente gli atleti FIDAL, che comunque per quanto riguarda la loro quota associativa è stata anche regolarmente data all'associazione. Questo capita spesso anche nelle associazioni che magari hanno regionale o nazionale e non solamente locale. Mi sembra di capire che questa sia la questione, cioè sostanzialmente applicando alla lettera il regolamento vigente si verifica questa problematica verso, e poi chi ne piange è il singolo atleta, magari anche con alcuni casi che ci sono stati sottoposti di atleti diciamo anche di fama o comunque che da 30 anni svolgono attività agonistica e che si ritrovano ufficialmente impossibilitati a utilizzare secondo le regole attuali l'impianto. Io ho fatto questa breve sintesi, darei la parola al consigliere Mattariano, che è stato anche il promotore dell'incontro, per poi passare al generale Parrinello, che certamente è stato sollecitato su questa problematica, iniziare un confronto con gli uffici rispetto a un'eventuale strada da poter proporre poi all'assessore, perché è evidente che a conclusione di tutto questo percorso sarà la parte politica che dovrà prendere una decisione per superare questa criticità. Assessore, che è sempre stato disponibilissimo e molto dispiaciuto nella difficoltà di collegarsi oggi, lo farà se sarà possibile nella chiusura di un incontro che lui per ora è in contemporanea. Eventualmente mi ha garantito che subito dopo, anche in mattinata stessa, piena disponibilità ad avere un confronto rispetto a quanto successo oggi in commissione e provare a stretto giro a dare un riscontro e una risposta. E allora Cesare, a te la parola. E ringrazio ovviamente gli intervenuti invece oggi, soprattutto il generale Parrinello, per la disponibilità a portare avanti le istanze che riguardano gli atleti, l'utenza. Abbiamo anche questa novità che rispetto ai tanti anni di attesa dello Stadio delle Palme ha avuto degli interventi importanti di riqualificazione, quindi ci auguriamo anche che con il contributo delle Fiamme Gialle possa ritornare lo sport di alto livello, a livello anche di coinvolgimento della nostra comunità cittadina, credendo tutti quanti l'importanza dei valori che trasmette la stessa attività sportiva. Grazie, grazie Cesare. Si è collegata la consigliera Lo Monaco, che chiedo alla segretaria di inserirla nel verbale come presente. Buongiorno A a te la parola, Cesare. tutti, scusatemi. Sì. Buongiorno, consigliere, buongiorno. Buongiorno. Sì, grazie, grazie Presidente. Io non mi limiterei solamente a attenzionare la questione che ci è stata posta da alcuni atleti, ma io vorrei utilizzare l'autorevole presenza del generale Parrinello perché noi abbiamo intenzione di migliorare quello che sono i regolamenti degli impianti sportivi e in questo senso valo lo spirito di questa iniziativa di oggi. Sì, è stata sollecitata da questa da, da
da questa richiesta di atleti, però confrontandoci un pochino con la commissione e guardando un po' il nostro regolamento, ci sono alcune cose che vorrei che fossero sviscerate, anche per capire se nel resto d'Italia avviene la stessa cosa. E quindi partirei con la prima domanda. Il nostro regolamento prevede per l'ingresso alla pista di atletica che la presenza di un tecnico della società. Quindi senza la presenza di questo tecnico sostanzialmente l'atleta non può entrare in pista. La figura di questo tecnico a cosa è legata? A una questione sicuramente non di sicurezza dell'impianto, perché questo è in capo al capo impianto e comunque in capo all'amministrazione comunale. Quindi afferisce a quale problematica? Inoltre, un atleta FIDAL che è atleta FIDAL perché è iscritto a una società che è iscritta a sua volta alla FIDAL, dal momento che la propria società ha la sede fuori dalla città, e quindi nella fattispecie porto proprio l'esempio di questi due atleti, ci hanno fatto questa istanza, hanno posto questa istanza, se nella fattispecie una società è iscritta a Catania, ma l'atleta è palermitano e quindi usufruisce di un impianto sportivo palermitano, ancorché iscritto FIDAL, può accedere alla pista di atletica? Dico, al netto del nostro regolamento che non prevede se non la figura del tecnico che può creare nocumento, quindi a tutta l'attività di una società a questo punto, perché se una società quel giorno il tecnico non è presente vuol dire che tutti gli atleti non potranno usufruire di quell'impianto. Allora la domanda è: qual è la figura, a cosa è legata la figura del tecnico presente di una società per permettere la partecipazione a questi atleti a usufruire di una pista di atletica, e se negli altri comuni un associato FITAL può comunque avere ingresso a prescindere che la propria società sia iscritta in quel comune o appartenga a un altro comune d'Italia. Non so se sono stato chiaro, generale. Generale, il microfono. Ecco, scusatemi. No, io ho l'abitudine di togliere il microfono perché sennò... anche ci disturba. Allora, intanto volevo dire, sono io che ringrazio voi, anzi... veramente, perché un atto di sensibilità nei confronti, io non la ritengo un atto di sensibilità nei confronti miei o della federazione, ma soprattutto nei confronti dell'utenza dell'atletica leggera. Quindi grazie per questa attenzione e vi confermo la massima disponibilità anche prossimamente, quindi non vi fate io non ho sentito nulla, generale, non so se gli altri colleghi hanno sentito. No, allora, noi sì, noi abbiamo sentito. Sì. Ah, no. Aumenta il volume. No, non si è sentito più nulla. Non so, sì, anche non io sentivo. Adesso mi sentite? Vabbè. Sì, anche sì, prima. Vai. Va bene, vado. Allora, dicevo, quindi vi ringrazio e diciamo vi prego di prendere nota della mia totale disponibilità a ulteriori incontri e ulteriori approfondimenti.
vedo con piacere comunque da siciliano che voi non avete bisogno di commissioni di pari opportunità e di garanzie di genere, perché vedo che le donne sono molto più numerose degli uomini, quindi questo e ne manca una, e ne manca esatto, una quindi, no, questo è un segnale, no, un segnale che adesso qui sia a Roma che sia anche nelle altre commissioni che, a cui partecipo in federazione, lo dirò, dirò che la Sicilia in Palermo in particolare non ha bisogno delle norme che garantiscono la presenza del genere femminile, perché per generale poi le prometto che non lo interrompo più, non è solo una questione numerica, ancora non le ha sentite parlare generale. Lo immagino, guardi, non c'è bisogno che lei mi fa previsioni, siamo in minoranza, siamo in netta minoranza, quindi se da un certo punto di vista c'è un'invidia, poi capirà che ma infatti sommato, secondo me prima o poi metteranno un ministero le pari opportunità alla rovescia per garantire la nostra esistenza. Comunque, generale, non riferisca che però presidente e vicepresidente sono i due maschi in minoranza. Ma lo diceva io, ma perché poi questa è la prova che ancora però è a compensazione, una valutazione di potere, sono sempre maschili, però noi siamo le braccia. Sì, però se faccio una valutazione, no, una valutazione, non vorrei che voi mettete loro, va bene, che diciamo diventano gli oggetti, l'oggetto degli strali, va bene, ma nella realtà, come diremmo dalle parti nostre, le pupare siete voi. Quindi questo qua, il tempo ci darà ragione. Allora, questo è sempre stato così la storia, però questo è sempre stato così storicamente. Comunque, adesso a parte le battute, dunque, faccio delle considerazioni. Allora, la prima considerazione, Tomà Tagliano, lei mi fa delle domande, però per farmi lei delle domande avremmo dovuto noi partecipare alla stesura del regolamento. Sì. Cioè, il regolamento, allora, in Italia, questo ve lo dico perché io chiaramente mi occupo, essendo anche il vicepresidente della federazione, oltre che in questo momento, diciamo, il commissario. In Sicilia, ho una, diciamo, conoscenza di cosa avviene in Italia. Allora, è chiaro che in Italia ci sono due tipologie di situazioni, anzi tre tipologie di situazioni. Una prima tipologia di situazione sono le amministrazioni che decidono di andare senza se e senza ma ai bandi, per cui a quel punto il bando è aperto a tutti e ci sono delle società che si aggiudicano il bando e quindi di conseguenza sono delle società che regolano la gestione dell'impianto, naturalmente di comune accordo con l'ente concessionario. Poi ci sono altre città dove gli impianti invece senza bando vengono dati direttamente alla federazione. Nel caso di Roma, noi abbiamo che il comune di Roma dà circa 3-4 impianti alla federazione, al comitato regionale che li gestisce direttamente. Ci sono altre situazioni invece in cui il comune resta il gestore dell'impianto. È chiaro che qui noi non entriamo nel merito perché sono delle valutazioni di carattere politiche rimesse naturalmente agli enti comunali che gestiscono questi impianti. Nel caso vostro è il comune che gestisce. Benissimo. Allora, la prima domanda che io mi faccio è, ma scusatemi, questo regolamento, parlo dal discorso del tecnico e poi le do anche quelle che sono le mie, diciamo, spiegazioni, se così possiamo chiamare, comunque le mie interpretazioni. Io penso, la domanda che mi faccio è, quando voi avete fatto questo regolamento, io non so se il comune o l'estensore si è seduto a un tavolo e attorno a questo tavolo c'erano i rappresentanti della federazione, perché probabilmente, secondo me, quello che lei auspica, cioè la condivisione di un regolamento, penso che sia la cosa migliore. Perché? Perché da una parte ci siete voi che avete naturalmente, e guai se non fosse così, la responsabilità di prendere delle scelte, di fare delle scelte politiche e quindi di prendere delle decisioni. Dall'altra parte ci deve essere però colui il quale, in un'ottica di franca e sincera collaborazione, vi deve dire quali sono le problematiche che sottendono alle varie decisioni. Vengo alla questione, e quindi
Cosa voglio dire? Voglio dire che secondo me, forse, se voi siete d'accordo, noi potremmo anche sederci a un tavolo e valutare insieme quali sono le criticità che ci possono essere nel regolamento. Quindi magari oggi è venuto a voi il nodo al pettine del tecnico e dell'atleta non tesserato per la società, ma io immagino, vi ripeto, immagino che ce ne possano essere anche degli altri, e quindi da parte nostra massima disponibilità a vedere insieme con voi il... Scusate un attimo. Vabbè, ok. E quindi che ce ne possono essere degli altri. Sul discorso del tecnico, il discorso del tecnico, io personalmente non ritengo che sia una condizione necessaria e indispensabile. Ritengo che possa essere una condizione necessaria e indispensabile nel caso degli atleti minorenni. Nel caso degli atleti minorenni, allora il discorso è diverso. Io penso, le ripeto, penso che il discorso che è stato fatto, l'inserimento del tecnico, sia stato a tutela della responsabilità che ci potrebbe essere in alcune circostanze in cui ci siano degli atleti che, ad esempio, sono minorenni. Però, onestamente, pensare a un atleta maturo di 25-30 anni, uno che ha già fatto diverse competizioni a livello internazionale, nazionale, e che abbia bisogno per entrare al campo che ci sia lì il tecnico, onestamente, devo dirvi con massima sincerità, mi sembra anche una cosa poco sostenibile. Per cui il discorso del tecnico, a mio avviso, è un discorso che va modulato in maniera, diciamo, dettagliata, soprattutto, ripeto, con questo spartiacque degli atleti minorenni e degli atleti maggiorenni, perché sugli atleti minorenni io sarei d'accordissimo sul fatto che venga comunque mantenuta la condizione che il tecnico sia presente, perché il ragazzino, qui non siamo, io vi dico questo anche da parte della mia esperienza in Fiamme Gialle, è chiaro che in palestra io ho attrezzi di acrobatica. È chiaro che lì, se uno, i ragazzini arrivano, noi vietiamo assolutamente che i ragazzini possano entrare e prendere confidenza anche solo con gli attrezzi, perché lì se un ragazzino fa una giravolta, casca con la schiena, resta paralizzato. Quindi è chiaro, nel campo di atletica onestamente non vedo grandi pericolosità immediate, però ritengo che sia probabilmente opportuno mantenere questa norma, però diretta solo in quel senso. L'altro quesito che lei mi fa è... Scusi, posso per avere completata... Della, posso per avere così completata tutto? Quindi questo non perché può mettere al riparo da responsabilità dell'amministrazione, giusto? Anche il tecnico per i minori... Anche il tecnico per i minori, diciamo, la presenza non è che se io lo metto all'interno di un regolamento serve per porre al riparo da responsabilità l'amministrazione comunale, ma la società, credo, giusto? No, anche l'amministrazione. Perché l'atleta stesso, credo. Perché se lei fa entrare due ragazzini di 14 anni da soli dentro il suo impianto e questi, faccio un'ipotesi, si rincorrono, non si accorgono che c'è il cordolo, uno casca e sbatte la testa, la responsabilità è della società ma è anche sua, perché ha permesso a due minorenni di entrare in un suo spazio senza che i minorenni fossero controllati e gestiti. E questo vale al netto che può essere iscritto FIDAL o meno, questo è un altro discorso. No, esatto. Io lo ponevo se noi inseriamo in un regolamento una figura, dico, fermo restando che mi è stato molto chiaro la prima parte del suo ragionamento, e stavo aggiungendo, quando lei parla di minori, quindi no, è legato sempre a una responsabilità comunque di una società che, avendo dei tesserati minore, ha bisogno comunque di un tecnico che li segua, non di un'amministrazione che comunque corre ai ripari, cioè quindi non ha responsabilità se c'è il tecnico o meno. Non so se sono stato chiaro. Sì, mi scusi, però guardi che la responsabilità dell'impianto in generale, certo. È chiaro, perché
che ci sia il tecnico o meno, attenzione, perché qui il problema è certo. Il tecnico, poi in un campo di atletica, attenzione, perché poi bisogna andare a discernere nelle singole discipline. La presenza di un tecnico, ad esempio, in una piscina, o la presenza di un, certo. Di un tecnico in una sala acrobatica, siamo, oppure in una parete di simulazione di roccia, siamo, signori miei, io non so quanti di voi hanno esperienza, siamo in situazioni diametralmente opposte. Quindi qui qual è la responsabilità? Perché cerchiamo di configurarla un attimo, qual è la responsabilità dell'impianto? La responsabilità dell'impianto non è il fatto che il tecnico gli dice di fare le ripetute, quello non le fa, gli dice di fare 4 volte i 400 metri, non gli fa fare il recupero e quello si prende uno strappo. Signori miei, la vostra responsabilità non è questa. La vostra responsabilità è se c'è la pista senza il cordolo, se c'è il gradone scivoloso, è quello. Perdonatemi, o c'è il tecnico o il tecnico non c'è, voi la responsabilità ve la beccate. Quindi, ecco, forse c'è il consigliere Lo Monaco, vuole dire qualcosa. Il microfono, perché non... ecco. Scusate, se posso inserirmi soltanto un attimo, ho provato a stare in silenzio, però volevo dirvi, cioè, capire una cosa, perché è un aspetto in realtà che è emerso nelle nostre discussioni precedenti, però il tecnico, se ipoteticamente una condizione della pista non è coerente con il regolamento federale, della federazione, eccetera, se c'è un difetto, un qualcosa, cioè il tecnico nel momento in cui l'atleta va in pista e quindi c'è con il tecnico, diciamo che in qualche modo potrebbe fare, ripeto, io non sono addetta ai lavori, però potrebbe fare è da testimone, è da inibitore eventualmente per alcuni allenamenti. O nel caso in cui abbiamo un atleta che diciamo sbaglia, cioè compie degli esercizi e dei movimenti errati, ma per suo dolo, per sua colpa, non, magari la presenza dell'occhio attento del tecnico potrebbe scongiurare eventuali ricorsi, eventuali azioni legali magari dell'atleta contro l'amministrazione che attribuisce la colpa, non so, al campo. Dico, è l'ipotesi estrema, attenzione, però è proprio per capire se il tecnico ha anche questa responsabilità di tutela e di cioè, vigilanza, tra virgolette, anche sulla su quello che è. È chiaro che c'è una parte di responsabilità che resta in capo all'amministrazione comunale, perché se, poniamo il caso, vi è il campo non è perfetto, c'è un problema e l'atleta cade, si fa male, chiaramente questa è una responsabilità che ha l'amministrazione. Però, ripeto, il tecnico in questo caso può essere un testimone, può essere una guida, cioè anche in un eventuale... diciamo causa che viene fatta al comune, non lo so, è sempre per capire bene. Ma non cambia nulla. Il regolamento del 1986, generale, cioè parliamo di questo, 1986, quindi già questa cosa era stata sollevata, dico anche personalmente anni fa, all'inizio, l'insediamento, perché nel momento in cui noi ci siamo occupati di ragionare su una delibera generale sugli impianti sportivi, su tutti gli impianti sportivi della città di Palermo, è chiaro che ci siamo posti queste domande: cosa c'è ad oggi, quali sono le norme ad oggi che regolano diciamo l'impiantistica, e quindi abbiamo ripreso quelli che erano vigenti, tra cui il consiglio che vi posso dare è quello di ridare una lettura, magari con dei tecnici dall'altra parte, di tutto il regolamento. Nella particolare fattispecie, vi dico, onestamente ritengo che porre l'obbligo della presenza del tecnico tu cur sia un po' eccessivo. Perché? Okay. Perché mi porta, a mio avviso, al fatto, come diceva il consigliere Mattaliano all'inizio, che succede, che magari... la gente comincia a tesserare come tecnico, perché ve lo dico, poi noi italiani siamo bravissimi a trovare gli escamotage, il padre
di uno che viene, il quale viene, si siede sugli spalti e si legge il giornale. Voi eventualmente aveste invece di bisogno del tecnico vigilante. Allora ritengo che questa necessità, su cui concordo, possa essere sicuramente non tralasciata con gli atleti minorenni, però ripeto, con gli atleti maggiorenni il rischio che voi correte è quello che o non vengano o che si prendano in giro oppure comunque che ci siano dei mal di pancia. Sul discorso invece degli atleti di società diverse, quello è un problema, perdonatemi, prettamente politico. Cioè la scelta qui è di dire: il campo è a Palermo, noi lo diamo a disposizione delle società palermitane, punto. B, il campo è a Palermo, noi lo diamo alle società palermitane e agli atleti che sono residenti, attenzione, residenti nella città di Palermo. Oppure voi potreste anche dire: noi lo diamo solo alla società, perché quello, se è voluto tesserare con la società di Milano si va a allenare a Milano. Però onestamente vi devo dire che la linea che viene seguita in generale anche dalla federazione nella questione anche di gareggiare, perché non so se voi lo sapete, ma quando ci sono degli atleti che ci sono delle manifestazioni in cui possono gareggiare soltanto gli atleti della regione. Noi a quel punto, se uno è tesserato, pur essendo della regione, se è tesserato per una società di fuori, normalmente li autorizziamo, perché sarebbe assurdo dire che se uno è di Palermo, ma siccome è tesserato con una società di Napoli, io in Sicilia non lo faccio gareggiare, se è residente in Sicilia. Per cui alla seconda domanda, io al posto vostro regolamenterei in modo diverso, nel senso che farei degli abbonamenti, non lo so questo, come siete organizzati, per società in cui la società fa l'abbonamento e chiaramente può far entrare i suoi iscritti, e poi regolamenterei anche con una sorta di abbonamenti personali, individuali, di coloro i quali invece sono residenti nella città di Palermo, pur se tesserati con altre società. Mi sembrava all'inizio il presidente Bertolino avesse accennato a una problematica che mi è sembrata di cogliere, però vi chiedo se conferma, cioè che alcune società non avessero pagato e che quindi erano state bloccate, e invece i singoli tesserati dicevano che loro avevano dato i soldi alla società. Ho capito bene? Esattamente. No. Il tema l'iscritto paga l'associazione, la società, sì, ma la società, sì, non è in regola con l'impianto. No, non è in regola, non paga la città. Non, ecco, paga. L'esempio è sempre questo di Catania. Se la società è a Catania, paga l'impianto paga Catania. Di Catania e non paga quello di Palermo, pur l'atleta pagando l'ingresso legato però a spogliatoie e docce. Quindi l'atleta paga Palermo, quindi l'impianto, per usufruire delle docce e degli spogliatoi. La società, essendo di un'altra città, non paga la città di Palermo, paga in quella città. Vabbè, ma non è che paga in quella città per usufruire gli impianti di quella città, però certo. Voi a quel punto dovete decidere, dovete prendere una decisione, questo e dire: possono società di altre città che hanno atleti residenti a Palermo pagare? Cioè quello che voi vi dovete... Questo sì, ma questo lo possono fare, perdonatemi, il problema si pone nel momento in cui non lo fa, cioè la FIDAL non paga al comune di Palermo la quota che dovrebbe pagare, ok? No, non la FIDAL, la società. No, la FIDAL, la società. La società, ok. Ma scusatemi, forse non avevo capito, quindi per voi... Coloro che devono pagare sono solo le società? Di base sì, come condizio sine qua non. È la società. La criticità che emerge dal regolamento è che le società devono essere in regola col pagamento al Comune di Palermo. E vi dico personalmente, andrò controcorrente, io sono d'accordo, perché ci deve essere un rapporto contrattuale che non è soltanto un discorso di
diciamo, legato all'aspetto economico, è legato probabilmente a quello che c'è scritto nei termini del contratto, perché un contratto lega la società all'amministrazione comunale con oneri e onori, doveri e altro, cioè anche in termini di responsabilità. Poi l'atleta che è federato a quella società può accedere all'impianto sportivo, però quella società deve a sua volta pagare un canone annuale, che poi è anche molto basso, dico, non parliamo di cifre, ovviamente c'è la dottoressa Milisenda che io non ricordo assolutamente le cifre, però ricordo quindi, che quindi, sono basso. Quindi lei, quindi consigliera Lo Monaco, se io ho 5 atleti federati FIDAL che fanno capo a una società catanese, e uno è a Palermo perché si è trasferito per lavoro a Palermo, uno si è trasferito a Roma perché per lavoro è a Roma, un altro si è trasferito a Torino, io vado a pagare 5 impianti, scusi, finisco il concetto, io vado a pagare 5 impianti come società, vado a pagare 5 impianti per 5 atleti? Secondo me il problema è FIDAL, il fatto che sia tesserato FIDAL e che la società sia tesserata FIDAL dovrebbe dare accesso, qua parliamo di sport, non parliamo di business, attenzione, quindi io credo che l'atleta, se dobbiamo parlare di sport, l'atleta che è tesserato FIDAL a una società regolarmente tesserata FIDAL, che sia di Palermo, che sia di Catania, che sia di Torino, debba avere accesso agli impianti sportivi. Se no, ribadisco, una società che ha 5, 6, 7 iscritti e sono sparsi per tutta l'Italia ha un onere non indifferente, perché dovrà andare a pagare 6 impianti sportivi per un singolo atleta. Mi sembra una follia. Ok, vicepresidente, dato che ci diamo del lei, allora io il problema nasce da un equivoco, ho già detto e ribadisco che io non sono un addetto ai lavori e non sono mai stata tesserata, non so come funziona con le società. Io però immagino che ci sia la possibilità per me che sto a Palermo di trovare una società a Palermo con la quale tesserarmi per quel periodo in cui io sto a Palermo. Ripeto, io immagino questo. No. Non è così. Consigliere, mi scusi, okay. Non è così, perché le spiego. Il tesseramento, lei si tessera, perché qui poi, questo tra l'altro, confliggerebbe con le norme sul tesseramento. Quindi okay. Il problema è questo. Ci sono degli... Voi dovete partire... Io vi ho senza sapere... perché poi i problemi sono sempre gli stessi. Vi avevo già all'inizio dato quella che a mio avviso può essere una via, una strategic exit, cioè quello di prevedere gli abbonamenti per la società. Quindi sono abbonamenti perché voi dovreste, perché poi tra le altre cose voi dovreste, come fanno alcune città, dovreste anche dire se una società fa l'abbonamento quante persone al massimo può far entrare. Perché state attenti, anche questa è un'altra storia, non so se qualcuno di voi già è scannaliato, come diremmo dalle parti nostre, ma attenzione, perché se io pago, la società paga 100 e fa entrare 100 persone è un conto, ma se uno fa entrare 500 persone e ci fa un centro addestramento camuffato, voi fate pagare la stessa cifra? Quindi, io ritengo che voi dovreste regolare gli ingressi per le società. Quindi la società X di Palermo pagano 100 e possono far entrare fino a un massimo di, e decidete voi, perché questo no. Dopodiché, secondo me, no, per i singoli atleti non potete chiedere lo stesso abbonamento, a mio avviso, della società, perché la società c'ha 100, 200, 50 tesserati. L'atleta singolo è singolo, però è giusto che, siccome utilizza una struttura pubblica, è giusto che paghi. Ecco perché io all'inizio vi ho suggerito la possibilità di fare l'abbonamento per la società e alcuni abbonamenti individuali, che non possono fare tutti, attenzione, possono fare gli abbonamenti individuali gli atleti che sono residenti a Palermo, va bene, tesserati, va bene, ma non con una società palermitana. Ripeto, questa è a mio avviso. Io però vi dico anche un'altra, siccome questo problema
l'altro giorno sentivo che ne discutevano anche a Roma il nostro presidente del comitato provinciale e quello del comitato regionale. Io, se voi me lo consentite, mi prendo anche qualche giorno di tempo e mi confronto anche con loro per dirvi anche, per farvi sapere anche come loro si gestiscono questa forma di, diciamo, di, come si dice, di commistione. Commistione. Perché poi immagino che Roma più che mai ci saranno società romane, ma ci saranno tanti atleti che stanno a Roma che sono tesserati per società di tutta Italia. Quindi io, a titolo di collaborazione, va bene, manderò al presidente una nota in cui gli dico: guardi, qui a Roma fanno in questo modo, che poi sia di vostra conoscenza. Io vi ripeto, ricapitolando, anche perché sono le 9:48, sul discorso del tecnico vi dico: è chiaramente una scelta, è chiaramente una vostra scelta. Voi potete dire: no, ci vuole il tecnico, no, ci vuole il tecnico. Io dico: il tecnico ha responsabilità di conduzione tecnica, potrebbe avere responsabilità, sì, è vero, è un ulteriore controllo, ma se voi pensate che il tecnico possa esimervi, questo ve lo dico non da esperto, ve lo dico da uomo della strada, possa esimervi da responsabilità che poi il comune potrebbe essere chiamato in causa, mi sembra che non ci sia poi tanto da svicolare. L'altro aspetto è invece quello dei minori, su quello invece io sarei d'accordo al fatto che venga mantenuto il tecnico, perché il tecnico comunque ha un controllo e quindi lì potrebbe sì sgravare il comune probabilmente da alcune responsabilità. Sul discorso della società... Mi scusi, per completare questo aspetto, è differenziare tra l'eventualità dell'allenamento e l'eventualità delle gare, perché in questo regolamento noi abbiamo anche... Le gare non c'entra niente, perché le gare sono sotto la responsabilità di chi gestisce la gara. Quindi, anzi, nel caso della gara... diciamo le responsabilità di attività, se così possiamo chiamare, sarebbero chiaramente, perché chiaramente chi gestisce la gara non potrebbe mai autorizzare che ci sia, che ne so, che la gente corre uno contro l'altro e che si possono scontrare. Certo, no, però è importante, perché in questo regolamento si fa un po', secondo me, di confusione, non è ben distinta la demarcazione tra l'allenamento, l'atleta che va lì per allenarsi e l'atleta che va lì per gareggiare, quindi... poi andrebbe magari poi precisato un po' meglio anche questo aspetto. Poi sul discorso invece, appunto, della possibilità dell'ingresso, vi ripeto, io magari, se il presidente Bertolino me lo manda il regolamento, io posso anche addirittura, guardi, io posso fare anche un'altra cosa, così voi avete anche, posso anche chiedere al presidente provinciale di Palermo, va bene, di farmi una valutazione del regolamento, inviando a me tutta una serie di considerazioni sull'attuale regolamento, in modo tale che noi possiamo anche consultare la base, va bene, e avere anche, finché possano essere individuate delle criticità che magari io, che non sono sul campo, non individuo, voi che non siete sul campo non individuate, che magari l'utenza può individuare. Inoltre, mi sembra, consentitemi, anche far arrivare un messaggio all'utenza di attenzione da parte vostra nei loro confronti. Quindi, se lei, presidente, mi manda il regolamento, io nel giro entro lunedì attivo un'opera di, diciamo, valutazione con considerazioni e proposte, che poi naturalmente le trasmetto con le mie, diciamo, valutazioni personali. Assolutamente, generale. Allora, io, se voi siete d'accordo anche nel rispetto dei tempi che ci eravamo dati con il generale, chiuderei e ringrazierei il generale. Ci tratteniamo un attimo con gli uffici, con l'impegno, appunto, la precisazione che la commissione ha fatto questo lavoro sostanzialmente anche con un costante e continuo confronto e supporto degli uffici,
di una radicale modifica della proposta di delibera sul regolamento degli impianti sportivi che giace in Consiglio Comunale. Quindi comunque, se dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, dopo un anno e mezzo non è stato approvato, quindi siamo assolutamente nelle condizioni di poter continuare il nostro percorso di modifica e migliorativo dell'atto stesso. Consideri che oggi stesso riceverà una copia del testo comparato, cioè sulla sinistra ci sarà la bozza, la proposta di delibera che giace al Consiglio Comunale da tempo, e sulla destra il testo così come se dovesse essere emendato con le modifiche proposte da questo lavoro che nei mesi scorsi la Commissione ha portato avanti. Quindi ci sarà anche la possibilità di un confronto dove inserire eventuali ulteriori modifiche migliorative dell'atto. Quindi se lei mi dice alla stessa email in cui le ho mandato l'invito alla seduta di oggi. Presidente, mi scusi, anche però il regolamento vigente per l'impianto, che è dell'impianto in particolare, quello vigente. Quello è un altro allegato, il regolamento vigente, sì, sì. Quello, diciamo, abbiamo esaminato sinora sostanzialmente quello. Perché... Se non ci sono altre domande al generale, lo libererei per il suo incontro, per gli impegni presi. Sì, solo una cosa, Francesco, no, mi chiedevo, sì, in generale, nel frattempo io stavo dando un'occhiata proprio ai regolamenti della FIDAL per quanto riguarda testamenti e cose del genere, diciamo, ovviamente in rete si trova tutto. Quello che mi chiedevo è, appunto, mi sembra strano che questa problematica è venuta fuori qui, non sia in qualche modo normata a livello anche nazionale. Cioè, com'è che non possano essere previste convenzioni, per esempio, all'interno di società facenti parte tutte della FIDAL, per esempio, no? Perché immagino che sia poi oggi nel mondo globalizzato, questo capire 30 anni fa, ma in un mondo in cui ci si sposta continuamente, appunto, in cui il lavoro è assolutamente flessibile, penso, scusi il paragone che è probabilmente fuori luogo, però vanno di moda, diciamo, ormai questi corsi, i corsi di lingua inglese, un po' una sorta di franchising, per cui io mi iscrivo a Palermo, ma se sono tesserata e ho pagato un'iscrizione a questo circuito addirittura europeo, posso frequentare lo stesso corso in qualsiasi parte d'Europa, per dire, non solo d'Italia, se la catena, diciamo, è anche in altre città. Mi sembra incredibile che nel mondo dello sport, che comunque dovrebbe ben superare il discorso regionalistico, localistico, no? Non ci sia una possibilità, una flessibilità che trascenda anche i singoli regolamenti che possono essere asfittici o datati delle singole città, cioè che non sia stato in qualche modo anche normato a livello di, forse... Consigliere Chinnici, le chiedo scusa, ma lei mi imbarazza nel momento in cui io non posso normare su quello che lei decide. Io posso, il mio regolamento è normato, il tesserato mio di Bolzano per me ha la stessa dignità a Messina, a Reggio Calabria, a Cagliari. Mi scusi, è lei che è padrona a casa sua e mi dice chi può entrare a casa sua. E quindi il problema, noi purtroppo dobbiamo fare i conti con le amministrazioni e quindi con i regolamenti che le amministrazioni si danno. Alcune volte le amministrazioni ci chiamano sin dall'inizio a collaborare, alcune volte le amministrazioni ci affidano i loro impianti, altre volte le amministrazioni, come nel vostro caso, si fanno il loro regolamento, e poi i nodi vengono al pettine, scusi il termine, e ce la sciogliere tu. Quindi io la posso aiutare a scioglierli, però è un problema, perché nella gerarchia delle fonti il mio tesseramento non prevale sulle sue delibere. Quindi io mi devo andare ogni volta a diciamo confrontare nella legge delega che è stata approvata dal Parlamento il 6 agosto c'è anche un riferimento anche all'impiantistica sportiva. Non so il governo come intenda diciamo declinarla, e se intende declinarla, perché diversi sono i punti della legge delega, ma non so quali di questi punti della legge delega saranno declinati dai decreti delegati che dovrebbero avere, almeno a quanto dice il ministro Spadafora, entro il mese di luglio dovrebbero venire alla luce. E questo è il problema della gestione mista, cioè della concessione, del dare in concessione. Alcune città, come da noi, non danno in concessione, salvo lo stadio Renzo Barbera, ma danno semplicemente degli spazi e delle fasce orarie. Anche perché poi c'è il problema, e chiudo perché sennò sono arrivato in ritardo, e c'è il problema dei bandi, perché il problema dei bandi, no, voi
avete deciso di non farlo, è un altro problemone, perché anche sul problema dei bandi bisogna vedere se i bandi sono aperti oppure se vengono a volte invece assegnati direttamente con una trattativa e con tutta una serie di problematiche che vi risparmio. Vi ringrazio e comunque grazie per la disponibilità e sono certo che insomma oggi iniziamo un percorso di condivisione anche su altri fronti, diciamo, rimanendo in ambito sportivo, mi auguro. Grazie. Buongiorno. Allora, penso che sia stato utile, Patrizia, che dici? Sì, sì, abbastanza utile, anche perché questo era un aspetto che non conoscevo. Ho voluto smentire, ma devo verificare se a suo tempo un'email a un indirizzo FIDAL non fu mandato la bozza di regolamento, però non avendo certezza non lo dico, ma poco mi interessa rispetto al... Francesco, scusa, ma non dobbiamo parlare di quello, dobbiamo parlare in primis di quello esistente per capire, per agire su, cioè su entrambi, perché diciamo intanto su quello... Dobbiamo parlare di che? No, sto dicendo il fatto che giustamente... Quello nuovo. Il generale ha detto che non abbiamo partecipato alla... Volevo capire se per caso noi avevamo inviato a qualche ente provinciale della FIDAL. Comunque non credo, no. Io da parte mia no, perché è soltanto una proposta, e quindi da parte mia non l'ho mandato a nessuno. Vabbè, assolutamente, non mi sono presa la briga, perché è una proposta, ancora è in embrione. E si trova oltretutto al vaglio di molte commissioni, non so se tutti hanno già valutato l'atto, tutte le commissioni l'hanno valutato, questo non lo sappiamo, quindi fino a quando la valutazione non è definitiva, esternalizzare un nostro lavoro interno, io non l'ho fatto, credo di non averlo fatto. No, ma non è un lavoro interno, scusate, in ogni caso è un lavoro ormai pubblico perché è stato dato anche a giornalisti e cose varie, dico non è nulla di interno, anzi la collaborazione è una proposta, è venuta. Ma comunque in qualunque momento, dottoressa, può essere prelevato il Consiglio Comunale, nel senso ovvio che serve la... Sì, certo, dico, però per parte mia, essendo una proposta... Sì, è una ma proprio perché è una proposta è aperta, perché nel momento in cui va votata poi si chiude, quindi cioè, è il momento, è stato il momento ed è il momento ancora. Concordo che va valutato con gli esperti del settore, io concordo, con noi perché poi gli aspetti che vengono dopo. No, concordo, consigliere, perché è meglio prevenire e curare, nel senso che se ci sono dei passaggi che non abbiamo, a cui non abbiamo pensato e che sono importanti per migliorare la qualità dei rapporti con le società sportive, che ben vengano ora. Perché ormai ognuno di noi l'ha divulgata ed è corretto divulgarla, è stato corretto divulgarla proprio per poter avere i contributi di, insomma, di chi può essere anche interessato e può anche fornire un supporto, ecco. Volevo fare una domanda, se posso. Certo. Posso parlare oppure c'è qualcuno che... No. Allora, volevo un attimo chiedere alla dottoressa Borino, questo regolamento, che è dell'87, è un regolamento di consiglio, vero? O di giunta? O è un atto di giunta? Cos'è? Se lo ricorda? Perché se è un atto di consiglio è un regolamento vero e proprio. Se è un atto di giunta sono linee guida. C'è una delibera di Consiglio Comunale approvata nell'86, è partito come atto di giunta, che è stato modificato ovviamente o comunque approvato dal Consiglio Comunale. Sì, naturalmente il regolamento... Un atto di consiglio, va bene, era questo che non mi ricordavo, perché se fosse stato un semplice atto di giunta, perché il potere regolamentare è soltanto in capo al Consiglio Comunale, se era un atto di giunta era molto più semplice. Però nulla toglie che nelle more che venga, e questa è una scelta politica, non è una scelta mia, che venga approvato questo regolamento che si trova sempre là in Consiglio Comunale, si potrebbe chiedere alla Giunta di fare delle linee guida che hanno valenza sino all'approvazione del regolamento comunale. Questa è una scelta, una cosa che dobbiamo condividere fra di noi. Se è il caso, dato che è un atto... Esattamente quello, il motivo di questa riunione
e mi dispiace che non è presente, ma per ovvi impegni, l'assessore, perché noi, proprio per voler dare una mano all'amministrazione attiva, pensavamo anche di fare un ordine del giorno che andasse verso questa direzione, per poi dare la possibilità all'assessore, all'amministrazione in generale, di, nelle more del perfezionamento del regolamento, di poter fare delle linee guida e quindi ampliare tutte questi provvedimenti che dovremmo andare a inserire, ma siccome è molto più lungo, nel nuovo regolamento. Quindi lo scopo era proprio esattamente questo. Vabbè, per me, se io sono d'accordo. L'unica cosa è questa: nel momento in cui si fanno delle linee guida che passano dalla giunta, queste linee guida poi in un certo senso devono essere riversate nel bozza di regolamento che oggi giace in consiglio comunale, quindi bisogna sempre armonizzare i due atti, secondo me, perché poi l'uno non può confliggere con l'altro, altrimenti anche lì, cioè, sconfessiamo noi stessi. No, ma io non penso, no, io non pensavo a delle linee guida da fare approvare alla giunta con un atto deliberativo o sindacale. Io pensavo a un ordine del giorno che è tutto di natura politica, quindi un desiderato, sì, da parte del consiglio, che potesse essere fatto proprio dall'assessore allo sport, che nelle more del perfezionamento di un regolamento che comunque è materia di consiglio comunale e che diciamo nella fattispecie è all'ordine del giorno, quindi si potrebbe andare a integrare con un emendamento, quindi che nelle more del perfezionamento di quest'atto possa prendere atto di quello che sono state, è stato questo incontro con la FIDAL, di quelle che saranno le indicazioni e le modifiche che ci suggerirà FIDAL, e quindi nell'amore di questo perfezionamento atto, beh, dare la possibilità di, sin da subito, dare la possibilità di accesso, smussare qualche angolo che, diciamo, nel vecchio regolamento era troppo a 90 gradi. Io in questo momento non ho il regolamento qua davanti, anche perché pensavo che la riunione del test su un'altra problematica e quindi non l'ho scaricato. Il problema della FIDAL, oltre al fatto che ha questi tesserati un po' fuori, dentro e quant'altro, forse è quello che le associazioni in questo momento non hanno pagato. Questo è un problema che ce lo dobbiamo pure porre, perché se ci sono troppi morosi è anche una difficoltà. Quindi vorrei questo, è un altro problema ancora. Questo è un altro problema ancora. Chi è moroso? Volevo chiedere alla dottoressa Borino. Chi è moroso? È giusto che, certo, che non gli si dia accesso, perché non ci vuole un deterrente, è logico. Se tu non hai pagato, non entri. Qui è un caso diverso. Certo, questo è un caso diverso. Mi scusi, prima, dottoressa Borino, mi scusi un attimo. Ha a mente quante di queste società non hanno pagato? Perché se è una sola, ci paga, si vende. Se sono tutte... c'è il problema, quindi andiamo a cercare interlocuzione con le società di mettere, siamo usciti ieri dal blocco delle attività, quindi solo una cosa, dottoressa Milisenda, cioè parliamo del fatto di essere morosi o del fatto proprio di non essere, cioè di non aver richiesto di pagare o proposto di pagare al Comune di Palermo un canone? Cioè, io avevo capito che il problema è dato al fatto che la società in questione paga da un'altra parte e non ha nessuna intenzione di pagare a Palermo. Cioè, sono due problemi diversi. Esatto, perché da noi si tessano le nostre società palermitane. Sì, sì. Generalmente è stato sempre così, però questo nulla toglie che per la globalizzazione, per il fatto che ormai lo sport deve veramente non avere frontiere, che noi possiamo aprire
anzi, perché no, agli atleti del territorio nazionale, per quale motivo dobbiamo essere così chiusi? Cioè, sarebbe assurdo, anzi, è bello avere uno scambio. Però bisogna capire intanto quante sono queste associazioni che non hanno pagato. Ieri mi è arrivato un bel elenco di io ho detto procedete alla richiesta dei pagamenti. Poi posso un'idea così a spanne? Posso parlare? Certo. Cosa? Posso intervenire? Certo. Sì, certo. Per me sì, il presidente lo deve dire, per il vicepresidente. Posso intervenire? Assolutamente. Dico, chi l'ha detto? Prego. Che ci sono tutte queste società che non hanno pagato? Non è vero. Ci sono le società che in questo momento sono a compensazione, quelle che avevano pagato pur non fruendo dell'impianto perché chiuso da luglio a febbraio, e le stessa dirigente mi ha detto, dottoressa Milisende, di farlo. Penso il decreto questo. A compensazione avrebbero pagato. Entrano per dire l'impianto era previsto. È stata aperta a giugno. Loro hanno 3 mesi non pagati ma non fruiti, inizieranno a pagare dai 3 mesi successivi all'apertura impianto, e questo funziona perfettamente. L'unico che non ha pagato è il CUS, poi ci sono altre 2-3 società che hanno ricevuto l'autorizzazione veramente da ora, quindi si stanno mettendo in linea, quindi questa gente che non ha pagato non ce n'è, in impianto che non pagano non è. Va bene, allora già questo è un problema. Le posso fare una domanda, dottoressa Borino, ma il CUS, al netto che non ha pagato quest'anno, negli anni passati? Negli anni passati ha avuto un anno che ha fatto la gabbia, quindi è andato in compensazione. Che significa la gabbia? La gabbia per i lanci. Lei non era ancora con noi, c'era l'altro dirigente, credo la dottoressa Maria Ferrari forse. Quindi parliamo di quanti anni fa? No, l'anno precedente. 2-3 anni fa. Sì. Poi l'anno scorso hanno avuto una delibera a favore, non ricordo. Quest'anno invece... Una delibera a favore? Posso spiegare? Però hanno pagato. Io conosco la situazione. Sì, grazie, così per capirlo, sì, grazie. Quest'anno invece io avevo messo una iniziale autorizzazione, un pagamento di 580 euro perché non erano ancora previste le gare agli assoluti, perché con gli assoluti si paga 1150. Siccome il problema COVID è rientrato, quindi adesso probabilmente a maggio gli assoluti, maggio successivo, verranno fatti, io ho chiesto proprio a loro di darmi una risposta se hanno intenzione di fare campionati assoluti, perché il loro pagamento dovrebbe essere di 1150 e non di 570. A questo punto non mi hanno più risposto, hanno sollevato i soliti problemi perché loro non sono d'accordo, dovrebbero entrare tutti i tesserati FIDEL e soltanto quelli, mentre noi, io mi attengo alle regole, io faccio entrare le società paganti tesserate FIDEL con i loro tesserati. Questo è il regolamento, io mi attengo a questo, e non mi hanno più risposto. Però i veri morosi in questo momento sono soltanto loro. Quindi, tutto qua. Quindi in questo momento i tesserati del CUS non entrano? Per protesta mi ha telefonato il professore Polizzi, mi ha detto che per protesta loro non ne pagano, né usufruiscono dell'impianto, che faranno cose di pazzo. Perché loro hanno il loro impianto, questo è hanno impianto loro. Perché... Io resto in attesa. Infatti era qua, non l'ho voluto anticipare, però dico, questo è un caso che andremo un po' ad accertarci un po' meglio, perché mi pare che ci sia, vabbè. Va bene. Qui le regole. Grazie. E così vado avanti. Va bene. Presidente, io personalmente devo lasciare la riunione, e ringrazio lei di aver dato la possibilità di questo chiarimento, ma credo che torni utile al regolamento futuro di questa, certo, per questa amministrazione.
Ringrazio la dottoressa Milisenda, la dottoressa Borino, e noi ci rivedremo alle 18 per il consiglio comunale. Sì, va bene. Prego, c'era qualche cosa che volevi? Dobbiamo approvare il verbale? Sì, e allora va bene. Allora magari, ma allora magari liberiamo gli uffici, cosa, tranne che non voglia parlare la dottoressa Laborino. Laborino voleva aggiungere una cosa e poi liberiamo gli uffici. Velocissima. L'impianto in questo momento lavora moltissimo come la piscina, abbiamo avuto una serie di problemi col Covid, eccetera, eccetera. Mi occorre del personale, perché stiamo andando in corso la commissione che c'entra con personale. La quinta commissione sport generalmente appoggia pure questi movimenti, siccome l'ho chiesto e l'ho richiesto anche all'assessore, l'ho chiesto alla dottoressa Milisenda, io dovrò andare, mancherò un mese dall'impianto, il personale deve prendere ferie, cortesemente vi chiedo di provvedere in qualche modo, perché poi non posso avere più responsabilità se non c'è il personale. Certo. Tutto qua. Io vorrei approfittare, scusatemi se vi faccio impiegare ancora qualche minuto, volevo approfittare della presenza degli uffici della capoimpianto e della dirigente per avere un piccolo chiarimento, cioè rispetto a quanto detto al generale che mi sembrava molto interessante, cioè il discorso di quanti atleti tesserati possono entrare per società. Dico, no, a memoria vostra, ecco, non abbiamo nessun riferimento, cioè la società paga 100 al comune di Palermo e può far entrare un numero indefinito di atleti, o abbiamo qualcosa, anche se non è scritto nel regolamento, perché nel regolamento non c'è scritto, non mi pare proprio. Dico, ma c'è una prassi o c'è comunque qualche altra normativa che a noi sfugge? Dove noi, non so, nella convenzione che viene stipulata ipoteticamente tra la società sportiva, se c'è una convenzione, ripeto, a parte che noi non conosciamo. Non c'è una convenzione, è un'autorizzazione. No, non okay, c'è una convenzione, è un'autorizzazione a fascia oraria. E in quell'autorizzazione, dottoressa, no, sì, io non so. Non vengono messi i numeri. No, è un problema che non è stato mai sollevato. Quindi quello che dice il generale è corretto, c'è una società paga 100 e fa entrare 100 atleti, una società paga 100 e fa entrare 10 atleti, quindi non c'è una proporzionalità di... Quant'è il numero medio? Quant'è il numero medio, dottoressa? Ma abbastanza basso, il massimo degli atleti, là il curso, ma che non sono neanche tutti presenti, sono 109 se non sbaglio, gli altri addirittura da 3, 5, 10, 20... Veramente e la società che ma non paga questa, praticamente certo. Quella che ha che c'è una sperequazione, certo, esatto. avendo... Ma infatti non entra, se non paga non entra. Non è entrata perché non ha pagato. Dico a prescindere comunque questa è una cosa interessante, questa è una cosa, certo. da valutare attentamente, disciplinare. E oltretutto, diciamo, sul discorso, anche perché adesso, soprattutto in periodi di contingentamento in cui dobbiamo esattamente però la 20 persone entrano. Dobbiamo no, 20 persone al massimo. Non sono 20, dottoressa Bonini, perché 20 persone ho dato di far entrare. No, io. 20. No, come no? 20 sono la pista esterna, e per il pubblico. Per gli interni è tutto quello che vogliono, no? 50 in pista. 20 unità, 50 in pista, sì, no, 50 e 20, sì, 50 e 20. 50 all'interno, però se ipoteticamente quei 50 fanno parte tutti della stessa società, privano praticamente gli atleti di un'altra società di entrare, che magari hanno pagato in proporzione per quei 3 atleti, hanno pagato 100 volte, diciamo, il prezzo. Ma hanno delle fasce, uno il martedì, uno il mercoledì, uno il giovedì, quindi... Tutti bene o male entrano, tutti entrano, perché ognuno, chi il lunedì e il mercoledì, chi il giovedì e il venerdì, cioè sono delle fasce giorni, quindi tutti hanno lo spazio, altrimenti non pagherebbero, se non avessero lo spazio non pagherebbero. Sì, ma vabbè. Il problema, dottoressa, si è verificato è una cosa da attenzionare. Io è la prima volta che... affronto questo problema per questo è importante, sì, è importante, altrimenti sempre
altrimenti inseriscono due fasce, non so, un canone X all'anno di se si hanno massimo 50 tesserati si paga, sto dicendo una cifra a caso, 50, se si hanno massimo 100 tesserati si paga 100, ok? Cioè, o comunque con la cifra di 50 puoi fare due abbonamenti, per dire. Sì. Sì, va, sai, poi vai a controllare i 50 chi sono. Beh, è difficile, comunque si deve normare, anche questo si deve regolamentare. Beh, però tra 3 e 100, Cesare, certo, perché se noi parlassimo, certo, cioè tra 90 e 100 non ti direi, certo, nulla. Il problema è che se parliamo di una decina di persone, solo per un discorso. Assolutamente, assolutamente, non c'è. Non c'è. Anche perché Cesare, vengo al discorso che facevi tu, dico, se io ho 3 tesserati in ogni città e io con 3 tesserati pago 10 in ogni impianto, io posso pagare 10 a Palermo, 10 euro a Catania, 10 euro, cioè, a Messina, e quindi io pago, cioè, tutti gli impianti per regola e nessuno mi può dire niente, cioè, giusto? Se io però, questo è il discorso, se io devo pagare 100 solo a Catania, per esempio, è chiaro che allora diventa impegnativo. Quindi, ma non solo, l'usura di un impianto per 100 atleti, cioè, con l'usura di un impianto di un atleta, di due atleti, non può essere. Infatti, lo stesso. Qua non è un problema, Cesare, io non sono qua, non deve passare il messaggio, uno è a favore dello sport e uno è a favore dell'amministrazione. Il discorso è che dobbiamo coniugare per dare ovviamente un'equità di, perché tutto quello che viene sottratto, cioè tutto quello che viene dato in più a qualcuno che non ha diritto, ovviamente viene tolto a qualcun altro che potrebbe avere diritto. Che può avere diritto. Vabbè, ma che deve dare un corrispettivo adeguato, perché ha diritto anche quello che ha 100 atleti. Sì, assolutamente, però, dico nel... però sì, era un discorso deve... generale, sì. Sì. È andato via il generale. Vabbè, e vorrei andare via allora, pure io, ragazzi. Scusate, dovrei andare via. Saluti, ragazzi, vi chiedo scusa. Grazie a voi, ci risentiamo perché è una cosa interessante, veramente importante. Grazie. Grazie, posso andare? Certamente, sì, grazie a voi. Arrivederci. Marilena. Vi saluto. Se possiamo dare lettura, grazie. Dottoressa Borino, sì, grazie. Buon fine settimana. Ciao, grazie. Grazie a voi per questo discorso del personale, mi hanno abbandonato. Sì, quando tu andrai in ferie dimmelo che verrò io a sostituirti. Vabbè, ci tengo. Ciao. 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 Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao. Marilena, se possiamo dare lettura del verbale. Ok, vado. Yeah. Allora. 2020, il giorno 3 del mese di luglio, la quinta commissione consigliare è stata convocata dal presidente Francesco Bertolino per procedere alla trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sorvolo tutto quello che è ogni giorno è lo stesso. Alle ore 9:10 il presidente Francesco Bertolino ha assistito alla segretaria Maria Manducci per disporre l'appello, poi tutto presenti i consiglieri Francesco Bertolino, Valentina Chinnici, che sono Giallo Monica e Cesare Mattagliano. Il presidente, costata la presenza del numero di dichiara aperta la seduta. In dato odierno la Commissione è in programma, così come preannunciato nel corso della seduta di ieri, il confronto con la dirigente del settore sport, dottoressa Militenda, la capo impianto stadio delle Palme, dottoressa Borino, e il generale della Guardia di Finanza, dottor Farinello, nonché commissario regionale FIDAL e vicepresidente nazionale FIDAL, sulla questione riguardante il diniego rispetto all'allenamento degli atleti affidati FIDAL presso il suddetto impianto. Il presidente ringrazia gli ospiti citati per aver precisato che questo incontro è stato voluto dal vicepresidente Mattagliano, si sofferma a spiegare il motivo di questo confronto. Da parola al vicepresidente per meglio rappresentare la questione. Alle ore 9:15 entra in collegamento la consigliera Lo Monaco. Il vicepresidente Mattagliano precisa che questo di oggi vuole. Scusami, Marilena, ricordati. Scusate, Marilena, ricordati di togliere all'inizio perché c'è un errore, mi avevi citato all'inizio. Ero presente sì, anche giusto, io. Giusto, okay. Sì, all'apertura, sì. Perché mi sono collegata 10 minuti dopo. Sì, ma infatti alle 9:15 c'è il collegamento alla consigliera Lo Monaco.
il vicepresidente Nattaliano precisa che questo di oggi vuole essere l'occasione anche per affrontare quello che attiene il miglioramento dello sport in genere. Ed entrando nel merito della materia oggi in questa discussione, uno dei quesiti al riguardo, ovvero uno, il motivo del diniego rispetto all'allenamento degli atleti iscritti alla FIDAL, che deve essere effettuato in presenza della figura tecnica. Due, quello legato all'eventualità che un atleta di un'altra città iscritto alla società FIDAL di quella città si trova a Palermo e voglio allenarsi presso l'impianto di stato dello Stato delle Marche. Il dottor Parinello, dopo aver ringraziato la commissione per la sensibilità dimostrata nell'affrontare la tematica, entra nel mezzo del regolamento, soffermandosi sulla differenza di un atleta minorenne e in questo caso condivide la presenza di un tecnico presente, diversamente è il caso dell'atleta maggiorenne. Nel corso del dibattito si discute sulla responsabilità che può ricadere sul tecnico durante l'allenamento e quanta responsabilità possa avere l'amministrazione. Il dottor Parinello, facendo riferimento a quanto previsto sul regolamento, che suggerisce di rivedere, dichiara che gli sembra eccessivo il prevedere la presenza di un tecnico e ribadisce nel caso di un atleta maggiorenne. Nel caso di un atleta maggiorenne, inoltre, rispetto alla minorenne. Eccessivo nel caso di un mio. Sì, scusa. Inoltre, rispetto all'allenamento di atleti di altre città, sottolinea che in questo caso è solamente una scelta politica. Ipotizza alcune soluzioni, come ad esempio una sorta di abbonamento, al fine di una risoluzione del problema. Il dottor Parinello chiede inoltre se la segreteria può inviare il regolamento di qui sopra perché possa essere sottoposto ad una rotazione da parte di esperti in materia ed eventualmente evidenziare le criticità. Il presidente precisa che sarà sua cura trasmettere il regolamento in impianto Stato delle Palme, nonché la proposta del regolamento sugli impianti sportivi, che è stato soggetto di molto studio da parte della commissione e che si trova all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per essere approvato. La consigliera Chinnici interviene perché le appare incomprensibile come mai la questione non sia stata affrontata a livello nazionale da parte della società FIDE. Il dottor Parinello replica che purtroppo ogni comune agisce in maniera diversa e che le diversità di modalità dipendono per l'appunto dai regolamenti che i comuni approvano. Alle ore 9.50 esce dal collegamento il dottor Parinello. La commissione prosegue il dibattito sul regolamento vigente, un intervento della dirigente dottoressa Milenda. Il vicepresidente Mattaliano a proposito informa l'intento da parte della commissione rispetto all'ipotesi di un ordine del giorno che nelle more di una modifica del regolamento, considerati i lunghi tempi, possa agevolare l'amministrazione. Prosegue il confronto sull'argomento, un intervento della dottoressa Borino, affrontando l'aspetto attinente il pagamento da parte della società, evidenziando quelle che risultano morosi. La dottoressa Borini approfitta di questa occasione per fare una richiesta rispetto alla carenza di personale. La consigliera Lo Monaco chiama l'attenzione sulla valutazione del numero degli atleti che si allenano all'interno dell'impianto rispetto alla tariffa che la società paga. Questa osservazione è precisa perché potrebbe verificarsi una sperequazione. Alle ore 10.15 esco dal collegamento con le dottoresse Misende e Borino. Il presidente, conclusi gli interventi, invita la segretaria a lettura del presente verbale, che pongo in votazione. Bertolino favorevole. Mattaliano favorevole. Chinnici favorevole. Lo Monaco favorevole. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti e alle ore 10.25 dichiaro chiusa la seduta. Buon fine settimana, anzi no, ci vediamo stasera. Facciamo l'aperitivo del venerdì sera. Esatto. Buona giornata. Allora. Buona giornata. Scusate un secondo, dopo la registrazione.